Il titolo del giornale è: finalmente Bruxelles ha capito, l'immigrazione va bloccata militarmente. Chi lo aveva proposto fino ad oggi era stato tacciato di razzismo. Ora mi domando, è una piccola rivincita della Lega questa? No, assolutamente no. Buongiorno a tutti. È una posizione che non è solo quella del giornale oggi, ma che ho sentito anche da altri gruppi parlamentari ieri, anche di maggioranza. Ovvio che non si può parlare di intervento militare perché qualcuno lo evita, però evita comunque di parlarne. Al di là di questo, noi pensiamo che l'unica soluzione anche per salvare le vite sia quella di non farli partire. Io ho sentito il Partito Democratico che ha parlato, che ha detto che l'unica soluzione è quella di non farli partire. Il Nuovo Centrodestra che ha parlato di un campo profughi lì nel Nord Africa gestito dall'ONU. Era esattamente quello che noi dicevamo un anno e mezzo fa. La verità è che in questo anno e mezzo il governo ha fatto delle scelte diverse, delle scelte sbagliate, che hanno anche causato numerose vittime, che hanno causato numerosi problemi sul territorio e che hanno soprattutto creato un business dell'immigrazione clandestina nel quale guadagnano parecchie cooperative. Questo è lo stato dell'arte.